Antonio Mazzotta è stato uno dei migliori giocatori del Pescara in questo precampionato. Te l'aspettavi innanzitutto un impatto così positivo con il tuo ritorno in riva all'Adriatico? No, dai, mi sono trovato veramente bene sia con il modo di giocare del mister, che sono arrivato carico, perché dopo due annate pessime che ho passato a Pescara per colpa mia, adesso sicuramente voglio far bene. E voglia di far bene dopo una stagione, quella scorsa per te sfortunata a livello di risultati? Sì, personalmente è andata bene, però veramente ci è scappato di un soffio l'obiettivo che era la Serie A. Siamo arrivati a pari punti col Verona, però adesso è tutto alle spalle, penso a questa stagione e spero di riconquistare quello che mi è scappato l'anno scorso. Torni a Pescara con grandi ambizioni, con grandi motivazioni, in una squadra che punta in alto. Sì, torno con tante ambizioni, una squadra che sicuramente punta a fare il massimo in ogni partita, però sappiamo che il campionato di B è molto, molto difficile, perché in ogni campo c'ha sempre le sue problematiche. Sicuramente è un campionato di B difficilissimo. Noi abbiamo una squadra giovane, con giovani veramente forti, e sicuramente pensiamo di partita in partita, e poi alla fine vediamo in che posizione siamo arrivati. A 10 giorni dall'inizio del campionato, Mazzotta è tra i titolari, almeno sulla carta, di questa squadra che inizierà il campionato con il Foggia. No, io non lo so se sarà il titolare o può dire il mister, però io so solo che in ogni allenamento dobbiamo dare tutti il 100%, perché in rosa siamo tanti in rosa e tutti meritano di giocare, perché è una rosa molto forte. Arriva il campionato e probabilmente è un bene dopo il grande lavoro che vi ha fatto fare Zeman quest'estate. Sì, sicuramente dobbiamo migliorare su certi aspetti, però non vediamo l'ora che inizi il campionato, anche se iniziamo contro una squadra che gioca da parecchio tempo insieme, quindi saranno più organizzati di noi, però noi stiamo assimilando gli schemi del mister e sicuramente ci faremo trovare pronti. Dicevamo anche con il tuo compagno di squadra Cappelluzzo, tu sei tornato a Pescara a distanza di qualche stagione. Che città hai ritrovato, che tifoseria hai ritrovato? Una tifoseria molto calda che pretende sempre tanto dalla squadra, ma che dà anche tanto a livello di tifo. Sì, sono legatissimi alla squadra, veramente sono attaccatissimi, e abbiamo trovato sicuramente una piazza un po' delusa per la passata stagione, però sono sicuro che ci saranno sempre vicini durante l'anno, e sicuramente perché abbiamo bisogno sicuramente di loro, quindi spero che ci saranno vicini anche nei momenti un po' così, e sono sicuro che lo faranno.